Porta Yakult. Ginevra, che è un nome bellissimo. Ginevra. No, ma tutta la squadra biancorossa, quale sia il Perugia, cos'è? Io sono Francesca Federici e sono la coordinatrice del gruppo dell'alpinismo giovanile all'interno del CAI di Orvieto. La nostra sezione, questa associazione qui Orvieto, è nata 4 anni fa. Poi quest'anno abbiamo deciso di ampliare, diciamo, i nostri orizzonti nei confronti dei ragazzi e dei bambini, perché crediamo che sia fondamentale, diciamo, trasmettere i valori della nostra associazione alle più giovani generazioni. Quali sono questi valori? È quello del rispetto dell'ambiente, della natura, del camminare insieme, quindi di vivere il proprio territorio non guardandolo di corsa mentre si va in macchina, ma camminando, perché solo questo ci può portare a scoprire, diciamo, delle cose che andando con una macchina non puoi scoprire, e ci aiuta nel rispetto della natura e nella conoscenza dell'ambiente in cui viviamo a essere dei cittadini anche più consapevoli. Ecco perché da questa idea è nato questo progetto, e abbiamo deciso di, con l'aiuto, diciamo, della sezione a livello regionale, provinciale e col comune di Orvieto, di portare i ragazzi a camminare nel nostro territorio, e quindi li abbiamo portati a fare dei percorsi insieme alle scuole, quindi agli insegnanti che sono venuti con noi, che riguardano l'Anello della Rupe, che riguardano il Sasso Tagliato e Sugano, fino a riscoprire la prima centrale idroelettrica di Orvieto, che sono le Officine 20, e poi abbiamo anche segnato dei sentieri partendo a piedi dalla scuola elementare di Orvieto fino ai Cappuccini e dalla scuola elementare di Sferacavallo fino alla Rocca. E insieme ai bambini abbiamo tracciato con i simboli, diciamo, della sentieristica bianco e rosso questi percorsi che così, con il loro lavoro e con il loro entusiasmo soprattutto, adesso sono fruibili da chiunque, non soltanto da questi ragazzi che hanno aperto queste strade, diciamo, ma da chiunque la domenica vuole farsi una passeggiata all'aria aperta per scoprire il territorio che ci circonda, insomma. Non dobbiamo portare le chiusi in giro per i chiusi. Ce lo stare a mente, perché finisce paro paro, eh. All'interno del progetto CAI per la scuola del CAI di Orvieto abbiamo appunto inserito la tracciatura di 2 itinerari all'interno di un sottoprogetto che si chiama Dalla scuola al bosco. Che significa? Significa utilizzare la competenza e l'attenzione dei nostri ragazzi delle scuole, in particolare delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo livello, per tracciare assieme ai ragazzi appunto 2 itinerari storici, uno dalla scuola di Piazza Marconi fino ai Cappuccini attraverso la Surripa, riaprendo l'antica via comunale della Surripa che era stata chiusa nei decenni e non utilizzata, e un altro itinerario invece nella zona di Sferacavallo, dalla scuola appunto primaria di Sferacavallo fino a Rocca di Pesena. Questo con l'impegno diretto di 20 classi che si sono susseguite a pezzi, hanno tracciato, imparando, facendo, i segni CAI bianco-rosso. Oggi, grazie a questo servizio straordinario che è stato dato dal CAI e dalla scuola, dalla cittadinanza, ognuno, ciascuno di noi può percorrere questi itinerari in sicurezza, e li mettiamo al servizio anche del mondo economico, dei turisti, degli imprenditori del turismo, che possono utilizzare questi semplici ma straordinari, magnifici itinerari nel nostro ambiente, che sono itinerari di scoperta, itinerari anche di cultura, e anche di grande soddisfazione dal punto di vista naturalistico. Oggi è una giornata particolare per il club alpino italiano della sezione di Terni, la sottosezione di Orvieto, perché abbiamo presentato questo bellissimo progetto della Commissione di Alpinismo Giovanile, e viene un po'
dopo una proposta che feci personalmente durante l'ultima assemblea della sottosezione di Orvieto. È stata accolta, è stata con entusiasmo, è stata poi proposta all'interno del consiglio direttivo di Orvieto e è stata sviluppata veramente in maniera eccellente dai nostri soci. Quindi in un certo senso mi sento colpevole di quello che è successo, di questa bellissima iniziativa. Bene, io spero che questo sia un esempio veramente fattivo di come si può operare su un territorio con i giovani, quindi un esempio che può portare benefici per il futuro. È un investimento questo che facciamo come Club Alpino per il futuro, ma non solo del Club Alpino, ma di un territorio e per i nostri giovani. Cerchiamo di dare un'opportunità in più, un'opportunità di una frequentazione del nostro territorio, del nostro ambiente consapevole e rispettosa dell'ambiente. Questo è stata la base di tutto. Chiaramente alpinismo giovanile vuol dire tante attività che vanno sia dall'arrampicata, dall'escursionismo, si fanno attività di speleologia, si va in grotta, quindi si fa dalle ferrate a tutte le attività più tecniche e meno tecniche, diciamo, ma tutte comunque con la finalità di creare consapevolezza nei giovani, nei ragazzi e per dare un'esperienza in più che comunque può portare al beneficio del futuro. Grazie.